fa la cosa giusta nell'ottava edizione, tanti temi, si parla di camminare, si parla di cibo, si parla di uguaglianza, di salute, d'ambiente e quant'altro, ma si parla anche di abitare, e lo facciamo con Giovanni Montanaro, con, diciamo così, con questo titolo, che è anche la prima domanda: abitare a caso, che vuol dire? Abitare a caso vuol dire vivere in un ambiente che non è idoneo innanzitutto alla nostra salute e alla nostra sicurezza, ma anche che non è capace di porsi in maniera opportuna nell'ambiente, nella località, nel luogo, nel genus loci che lo ospita. Quindi quando io, come architetto nella mia azienda ArchiCoach Project, che è una società di progettazione architettonica, ho coniato uno slogan che dice chiaramente: mai più case a caso. Quindi quando realizziamo un'abitazione o quando la ristrutturiamo, dobbiamo pensare a farlo in maniera che tuteli innanzitutto la nostra salute, perché molto spesso siamo oggi consapevoli che gli ambienti esterni sono deteriorati, sono inquinati, ma non pensiamo e non teniamo conto di quanto lo sono i nostri ambienti interni. E molto spesso delle lavorazioni, delle opere edili fatte in maniera, non dico superficiale, ma senza considerare a fondo il problema salute, possono peggiorare invece che migliorare. Ne abbiamo esempi anche portati dagli ultimi casi di 110, che hanno purtroppo fatto delle lavorazioni che non sempre si rivelano utili per la salute delle persone. Ecco, ha detto il numero giusto, la cifra, il 110, a me mi viene in mente anche l'acronimo del PRR. Sono occasioni sprecate già, o diciamo così? Quindi dare la possibilità a una vasta gamma di utenze di rinnovare, di efficientare, di rendere migliori le proprie abitazioni. E questa è un'operazione sicuramente giusta, valida, da sostenere e da ampliare. Poi purtroppo ci sono state delle storture, delle indecisioni, delle problematiche sorte che hanno fatto trasformare questa idea di partenza molto valida. È un problema grosso che ha coinvolto un pochino tutta la filiera, quindi il committente, noi tecnici e le imprese che realizzano. Quindi sicuramente si può, anzi io dico si deve fare qualcosa, semmai spalmando su delle temporalità maggiori, perché l'edilizia ha bisogno di tempo, perché il patrimonio edilizio italiano è vetusto ed è inadeguato, specialmente se rapportato con quelle che sono le richieste non solo italiane ma di normativa europea. Sappiamo che dobbiamo arrivare a un 2050 con case efficienti che non consumano, c'è tanto da fare sul nostro patrimonio. Quindi prevedere maggior tempo e prevedere anche una disposizione di fondi, di aiuti per realizzare bene quello che c'è da fare. Questo è sicuramente il mio punto di vista. Viene questa domanda: in Italia sentiamo molto spesso, pure quando ricomincia l'anno accademico, ma se ne sta sentendo il problema abitativo, poi vediamo che si costruisce, poi vediamo tante zone abbandonate, intere periferie con edifici quasi lasciati così. Dove sta la verità? Beh, un problema c'è, quello di continuare a pensare di spostare sempre, ampliare le grandi città, i nuclei già formati, abitativi, grossi, ampliarli su nuove periferie, e questo automaticamente comporta il depauperamento invece delle zone agricole, delle zone anche montane, che sono invece una risorsa importante. Risorsa importante perché innanzitutto mantiene viva la cultura
l'Italia è bella, è apprezzata nel mondo perché ogni luogo ha una sua tipicità. Tipicità di luoghi, di persone, di culture, di usi, e questo va mantenuto, ma anche perché questo sta portando, e lo vediamo, un grosso problema dal punto di vista ambientale, perché il fatto che le zone montane agricole sono sempre meno abitate vuol dire che sono sempre meno curate, e la concentrazione invece in spazi urbani concentra tutte le problematiche comunque di una cementificazione in zone ristrette. Per me la mia attività promuove molto il riutilizzo, il recupero di edifici esistenti in ogni sua zona, quindi non solo periferie urbane da migliorare, da rendere diciamo più nobili, se mi passate questo termine, ma anche le zone agricole e le zone montane, quindi recuperare casali. Uno dei progetti che io sto portando avanti in Archi Coach Project, dove non è solo la parte costruttiva ma anche la parte interna energetica che può portare un'abitazione alla collettività, è anche dei progetti che noi abbiamo chiamato agrico-housing, quindi un modo, uno stile di vita collaborativo dove viene mantenuta comunque la proprietà privata, ma al contempo dove si instaurano dei rapporti di abitazione, quindi di economia globale, personale, molto maggiori. Questo è un sistema che secondo me dovrebbe essere un pochino supportato anche da un punto di vista, come si diceva, politico ed economico, perché avrebbe veramente grandi risultati positivi. Grazie a Giovanni Montanaro e buona fiera.